Oggi creiamo insieme alcuni fiori con l'utilizzo degli stampini Ticas. Sicuramente li conoscete perché li utilizziamo nei nostri progetti e Rincalic li utilizza per creare fiori che arricchiscano i loro. Oggi vorrei farvi vedere invece come possiamo realizzare diversi tipi di fiori semplicemente utilizzando le forme così come sono. Gli utilizzi possono essere vari, possiamo utilizzare il foamy e oggi utilizzeremo il foamy da 2, vi farò vedere la resa anche del foamy 0,70 e da 1, ma voi potete assolutamente anche prendere il velluto termomodellabile e creare fiori splendidi o tutti i tessuti termomodellabili che noi vi abbiamo proposto anche durante la primavera, che hanno una trama un po' più grezza. Utilizziamo lo stampo Orchidea. I pezzi all'interno della scatola sono questi: due foglie, il retro ipotetico di un'orchidea, petalo, petalo o foglia e foglia. Potete sbizzarrirvi. Oggi utilizziamo questi petali per creare un fiore come questo. Ho tagliato una decina di quadrati di foamy da 2. Ho ingambato alcuni pistilli bianchi come contrasto sul rosa utilizzando il filo di ferro che piegherò su se stessi e con l'utilizzo della guttaperca farò sì che rimangano compatti così da creare un pistillo centrale rispetto al nostro fiore. Gli stampini Ticas hanno due parti, all'apice ci sono due palline e due buchetti, deve esserci sempre corrispondenza per ottenere lo stampo perfetto. Io lo tengo in questo modo e questo così perché così è molto più facile per me poi appoggiarlo sopra. Prendo un ritaglio di foamy da 2, lo tengo appoggiato sul ferro da stiro, faccio in modo che si riscaldi bene, ricordate che il foamy da 2 ha bisogno di qualche minuto in più, lo appoggio e tengo premuto. Non è necessario premere con forza, basta semplicemente attendere che si raffreddi il foamy ed ecco che la forma è già comparsa. Procedo così per tutti e 10 i petali. Dopo aver stampato 10 petali, utilizzando le forbici, semplicemente tagliamo quello che è il perimetro del nostro petalo, seguendo più possibile tutte le onde che lo stampino ci ha dato. Abbiamo tagliato tutti i petali, abbiamo il nostro pistillo, possiamo decidere di dare una leggera sfumatura al centro dei nostri petali o sui bordi dei petali, serve semplicemente per dare una profondità ai colori che utilizziamo. Utilizzo un distress e un pennellino da stencil e vi faccio vedere come potete sfumare i vostri petali. Le venature create dalle nostre Ticas vi danno già una traccia sulla quale potete lavorare. Potete sfumare i petali come li sto sfumando così, oppure potete decidere di sfumare anche semplicemente il contorno. Questo è sempre a gusto vostro e a seconda del fiore che voi volete realizzare. Colorati i petali, utilizziamo il ferro da stiro per creare una leggera ondulazione ulteriore ai nostri petali che sembrano un pochino troppo statici. Appoggeremo e ruoteremo, appoggiamo e ruotiamo. E questo su tutti i nostri petali. Inseriamo il nostro pistillo all'interno del primo petalo, facendo in modo che i miei pistilli siano comunque lunghi, non in basso e fitti. Devono risultare evidenti, quindi incolliamo la parte sulla quale abbiamo messo la gutta, una leggera tenuta, in modo che il nostro nucleo di pistilli rimanga all'interno dei petali. Prendiamo l'altro petalo e lo metteremo esattamente di fronte all'altro, sempre speculare alla stessa altezza del primo, quindi procediamo a giro dove manca l'incontro dei petali, colla, appoggio alla stessa altezza degli altri e così per tutti gli altri petali.
ed ecco il nostro fiore realizzato con la nostra Ticas Orchidea.